Vibonese quart'ultima digiuno di vittorie dal 2 dicembre, 2-0 a Caserta in casa, appena due successi, 12 pareggi nelle ultime 18 partite, tante assenze, 5-3-2, capitan Vitiello in difesa insieme con Bacchini e il colombiano Vergara, ex promessa del Milan. Il rientrato è stato al centrocampo davanti Spina a ridosso di Plesch. Teramo col solito assetto, 4-2-3-1, rientra dal primo minuto Pinzauti, è la novità sostanziale rispetto alla sfida con la Virtus Francavilla. Alle spalle dell'attaccante toscano Bombaggi. Ritmi bassi, Vibonese tutta sotto la linea del pallone, tanto possesso ma senza ritmo da parte dei biancorossi che al 28esimo rompono gli indugi. Vibonese scoperta, senza immagini, Bombaggi combina con Pinzauti, invito in mezzo, provvidenziale, sciacca e chiusura. Quindi spunto di Vitturini che entra in area e conclude, Marson si rifugia in angolo, batte a rigoni e chiara ingenuità dell'esperto Vitiello, 36 anni da compiere, trattenuta ai danni di Diachité sotto lo sguardo dell'arbitro Giordano Di Novara. Rigore ineccepibile che Pinzauti trasforma con freddezza spiazzando Marson. Quarto centro in campionato per l'attaccante biancorosso a secco dal match interno col Monopoli dello scorso 7 febbraio. Al 44esimo, sempre senza immagini, cadeau di Marson non sfruttato da Costa Ferreira. Passa un solo minuto, versante opposto, ci prova Spina, Lewandowski respinge, Vitturini interviene così su Statella, anche in questo caso rigore chiaro sul dischetto Plescia, Lewandowski intuisce ma non ci arriva, undicesimo gol per il classe 98 ex Renate. Ripresa, la Vibonese alza il baricentro, cambia soprattutto atteggiamento. Al decimo l'Asic per Vitturini, lo slovacco torna in campo dopo tre mesi ai margini causa infortunio muscolare. Trascorre poco meno di un minuto. Diachité pasticcia in area, Spina controlla e con un gran diagonale incenerisce Lewandowski. Situazione ribaltata, seconda rete in campionato per il 21enne attaccante calabrese. A 20 dal termine Ilari rimpiazzato da Mungo che al 73esimo ispira Costa Ferreira, tocco a porta vuota ma in fuorigioco segnalato dal secondo assistente Pragliola di Terni. Dal replay non sembrano esserci dubbi. Gerbi per Pinzauti, 80esimo, in fase di postazione, errore banale che innesca il contropiede della squadra di Giorgio Roselli. Subentrato a Spina, la ragione entra in area e conclude, Lewandowski respinge, l'assistente che lì sfortunata autorete dello slovacco. 3-1 Vibonese e partita chiusa, terzo KO di fila, mai successo prima d'ora, soprattutto un mare di errori. Teramo deludente.